Knud, tu che ci fai qui? Eivor, ci serve il tuo aiuto! Chi serve? Sylvie ed Eira sono nei guai. Siamo andati nei boschi e non ho tempo di spiegarti. Devi venire con me. Stanno bene? No, sono ferite, gravemente. Portami da loro. Dove sono? Qui vicino, dobbiamo sbrigarci. Che è successo? Sono ancora in pericolo. No, ci facciamo presto. Da che parte ora? Di qua. Ci siamo quasi. Non puoi fare più in fretta! Knud, devi dirmi che cosa è successo! No! Non capiresti comunque! Devi fidarti! Ce l'ha fatta! Bravo! Hai portato Eivor! Bel lavoro, Knud! Che cosa significa? Scusa, Eivor, dovevamo ingannarti, ma l'idea non è stata mia, è stata di Eira. Non serve mentire per avere la mia attenzione, bambini. Ma c'è un cane che ha bisogno di te. È finito in una trappola laggiù. Non saresti venuto se avessi saputo che era solo per un cane. Oh, questo non è il verso di un cane, Eira. Quella è una lupa. Ma un lupo è una specie di cane, no? Me l'ha detto mamma. Sì, che è una specie di cane. Senti che verso. Au! Da cane? Eivor, se non ci aiuti a liberarla, dovremo fare da soli. Non ce n'è bisogno. Vedrò cosa posso fare. Dobbiamo aiutarla. Starà morendo di fame. Poverina! Sta piangendo. Aiutiamola. Vorrà tornare dalla sua famiglia. Serve una chiave per entrare. Spero che sia qui intorno. Credo che i bambini non ti abbiano visto, altrimenti me lo avrebbero raccontato. Qualcosa deve averti attaccato. Un animale. Niente chiave. Devo guardarmi attorno. Credo che Wallace non sia qui a macellarti. Ma devo sapere se hai con te una chiave. Eccola qui, insieme al tuo ultimo pasto. Libererò la lupa e pregherò Tyr di non doverla uccidere davanti ai bambini. La tavola è pronta, non è mai arrivato. Ha avuto una fine rapida. Su questi crani ci sono dei morsi. La lupa deve averlo aiutato con queste prede. Gli piaceva tenere trofei. È una specie di lascito. Sembri piuttosto docile, credo. Ehi,
va piano! Mi faccio ingannare dai bambini e urlo ai lupi. Sono caduto in basso. State tutti bene? Avete visto la lupa? Sì! L'hai liberata! Sei grande, Eivor! Ma è scappata! E non ha neanche detto grazie. Forse è tornata dalla sua famiglia. I suoi genitori saranno stati in pensiero. O il suo marito lupo. O sua moglie. Non lo sappiamo. Invece sappiamo che per voi tre è tempo di tornare a casa. O i vostri genitori penseranno che un lupo vi ha mangiati. Oh, va bene. Sorridi, Knut. Siete stati coraggiosi oggi. Tutti e tre. In futuro cercate di non esplorare i boschi da soli, avete capito? Ma tu vai in giro da solo tutto il tempo. Ma io sono molto saggio. E voi siete molto inesperti. Sì, ma noi siamo in tre. Così siamo pari. Non è proprio così che funziona. Ah! Altri lupi! E non la nostra amica! State indietro! Tutti bene? Sì, grazie a lei, la lupa cane. Ulubau. Cosa? Ulubau. È come lupa cane. No, non mi piace per niente. Chiamiamola rana. Ma non ha senso. Io dico di chiamarla mordina, perché morde le cose. Tu cosa dici, Eivor? Mordina, direi. Un nome vale l'altro. È la nostra migliore amica. Ora dobbiamo tornare a casa. Tutti e cinque. Va bene. Volevamo solo vivere un'avventura delle tue, Eivor. Che emozione! E ci siamo fatti un'amica! Le avventure servono anche a trarre insegnamenti, lo sapete? Sì, la parte noiosa. Bene. Avete imparato qualcosa sugli animali selvaggi, bambini? Forse. Sì, bisogna farseli amici. Sono compagni perfetti e sono buoni. Mamma mi dice sempre di stare attenta alle belve, ma non sa niente. Forse è meglio rifletterci in silenzio, finché non arriviamo a casa. Sembra che vi voglia bene. Perché è salva, grazie a noi. Poteva essere un cadavere, come il cinghiale che hai ucciso, Eivor. Lo avete visto? Noi vediamo tutto. Teniamocelo per noi, va bene? Ora filate a casa e portate con voi la vostra amica.